Io sono amico di Ezio Grengio. Abbiamo una simpatia da tanti anni a distanza. Lui mi scrive, ha detto semplicemente che una madre che ha difficoltà a mantenere un bambino può essere sostenuta, può trovare degli amici, e che piuttosto che rinunciare a essere madre, perché ha difficoltà, ha disagio, non ha abbastanza denaro, è meglio che faccia la madre anche senza avere, perché l'amore è più forte del denaro, anche senza avere la possibilità di farlo. La mamma vera è esattamente la madre che ama al punto tale da pensare che qualcuno può farlo meglio di lei, che è la madre vera. Questo vuol dire madre vera. È la stessa posizione, basta pensarci, del giudizio di Salomone, quando due madri si contendono un figlio che non si sa bene di chi sia. Quando Salomone vede la situazione, dice: allora dividiamolo a metà. La madre vera dice: no, non si può dividere, lasciatelo a lei. E quella è la madre. Quella che, perché il figlio non venga ferito, non venga colpito, non venga ucciso, preferisce che sia l'altra la madre. Ecco, quindi la madre è quella che ama, che abbia adottato un figlio, che l'abbia fatto, è quella che ama. Una madre che ha fatto un figlio e lo abbandona, probabilmente ha coscienza del suo limite, questo intendeva dire Grengio, immagino, ma rinuncia all'amore, perché l'amore ti fa essere anche incosciente, l'amore ti fa superare i limiti e le difficoltà, l'amore ti fa dire quello che ha detto la madre del bambino, piuttosto che ucciderlo per la giustizia, per dividerlo in due, è bene che ce l'abbia quella che non è la madre. E così si scopre chi è la madre vera. Ma siccome il giudizio di Salomone è ormai stato dimenticato, ci sono un sacco di incapaci che sono soltanto mone che criticano il povero Grengio, il quale ha detto una frase sensata, ha esortato una madre a non sentirsi limitata per ragioni pratiche, perché l'amore è infinito, è molto più importante del denaro, e l'amore è il modo con cui si può stabilire qualcosa che poi ti porterà al riconoscimento, alla fortuna di un giudice vero, che in questo caso sono gli amici come Grengio, che faranno di tutto per garantire a questa madre di essere una madre vera comunque. E poi comunque io sono cattivo, ma Grengio è buono, è evidente questo. Sbaglia una parola, dice madre vera, non si capisce cosa sia quel vero, che è una madre che non è vera, nel senso che non è madre geneticamente, ma che è una madre adottiva, è meno vera, può anche volere più bene, anzi molto spesso può credere che una madre adottiva voglia più bene di una madre reale. Intanto la madre reale vuole bene, ma in nome di quel bene rinuncia al figlio perché non sa come mantenerlo. Quindi è una posizione molto sofisticata. Ma in ogni caso c'è Grengio, quando c'è Grengio la madre è tranquilla, fai un figlio, hai dei problemi, vuoi rinunciarvi, e Grengio viene e fa la mamma per te. Grengio è la mamma vera, voleva dire questo, io sono la mamma, nel senso che anche se non lo sono, io sono così felice che tu sia la mamma vera che io ti aiuterò. E questo ha detto, è nobile, no, io sono cattivo, Grengio è buono, lui è buonissimo e io sono felice che lui mi voglia bene, perché anch'io so che se avrò bisogno come figlio di essere sostenuto, lui mi darà una mano.